Siamo giunti alla tavola rotonda finale. In questa tavola rotonda finale presentiamo un po' i risultati dei tre workshop, dei tre gruppi di dibattito che hanno in maniera diversa approfondito il tema di oggi e riflettuto soprattutto dal punto di vista di ogni singolo, in modo tale da poter tirare un po' le somme. E queste somme ovviamente non è adesso un risultato che presentiamo univoco per tutti, ma ognuno di per sé si porta a casa quello che gli sembra il più importante e appunto a questo serviva questo lavoro dei workshop. Però è anche bello condividere risultati con gli altri gruppi e su questi risultati inneschiamo adesso un breve scambio di tavola rotonda e di dibattito finale. Iniziamo proprio da qui. Renzo, non so chi di voi che del vostro gruppo presenta i risultati. Il riassunto, prego. Allora, il nostro gruppo si è confrontato su delle domande che ha portato il professor Petraglio. Le ripercorro velocemente. La prima era: quando pensi a povero o povertà, che cosa ti viene in mente? E quindi siamo partiti da una prima persona che ha portato la sua esperienza della povertà vissuta in famiglia, del tempo della guerra, insomma, di quel periodo. Poi si è parlato di disuguaglianza e di ingiustizia, cioè il non accesso all'acqua, per esempio, alle risorse. Poi si è parlato ancora di una povertà che è vissuta come mancanza di risorse, però non tanto materiali, quanto piuttosto anche sociali o relazionali. E ancora di un contesto di povertà dove magari ci sono delle risorse finanziarie, però si ha una difficoltà ad accedere alla vita sociale perché magari si viene esclusi per delle disabilità o per delle altre difficoltà di questo tipo. La seconda domanda era: cosa significa essenzialità? Cioè, quali sono le componenti essenziali per la nostra vita per poter stare bene? Quindi la prima partenza l'abbiamo avuta dicendo: beh, per stare bene ci serve la salute. E poi però ci siamo confrontati e abbiamo anche riflettuto sul fatto che però si può stare bene anche se la salute in fondo non ce l'abbiamo. C'è gente che sta bene. È stata portata la testimonianza adesso del pellegrinaggio diocesano a Lourdes, che pur nella malattia è riuscita a testimoniare grande gioia e ha portato gioia alle persone che però l'hanno accompagnata. L'essenzialità come rinuncia del superfluo, e poi si è anche detto che l'essenzialità, e mi è piaciuta tantissimo questa espressione, ha tanti musi, no? Quindi da un lato il concetto della sobrietà e dall'altro però cos'è veramente essenziale per poter vivere bene? Questa è una domanda che ci siamo lasciati un po' in sospeso e su cui dovremmo lavorare magari. Poi di chi o di che cosa ci sentiamo responsabili, ci ha ancora domandato, no? È uscito il tema della responsabilità individuale, anche di una responsabilità che possiamo avere noi nel confronto della società come singoli. Ed è stato bello quando qualcuno ha detto però la responsabilità in fondo è la risposta che noi diamo a qualcuno o a qualcosa che ci sollecita. E quindi dobbiamo avere anche gli occhi aperti per vedere quello che ci viene chiesto. Quindi perché lo facciamo? A che cosa ci stiamo rispondendo? Cioè possiamo per esempio fare una scelta ecologica, però è diverso se rispondo a una moda, se rispondo a una legge oppure se rispondo a una gratitudine, cioè la modalità per cui rispondo a qualche cosa determina anche come io mi sento responsabile. Poi c'è stato, lui ci ha portato un esempio che mi ha colpito parlando, ci ha fatto l'esempio di responsabilità su una sua esperienza personale, di una donna che ha partorito a bordo della strada e questa operatrice, insomma, che lavorava, ha visto questa donna col cordone ombelicale ancora attaccato, l'ha soccorsa, l'ha portata in clinica per i soccorsi, ma poi se l'è portata a casa. E allora, questo ha fatto anche riflettere, no, su quello che è, diciamo così, una responsabilità, sociale, forse tutti noi l'avremmo portata in ospedale, ma chi di noi se la sarebbe portata a casa? E ancora l'ultimo stimolo che ci ha dato è stato nel Deuteronomio, Dio chiede agli Israeliti: apri la tua mano al tuo povero, al tuo fratello, al tuo indigente.
Poi siamo rimasti un pochino lì, no? Però la domanda che rimane sospeso è chi è il povero, chi è il fratello, chi è l'indigente per ciascuno di noi? Questo è il riassunto. Bene. Grazie Grazie, mille. molto bello. Allora, bellissima, sì. Meritato l'applauso, bellissima queste riflessioni e concretizzazioni soprattutto delle parole chiave che abbiamo associato in questa Summer School con il termine appunto della povertà, specialmente anche gli approfondimenti sulla responsabilità. Mi ha fatto venire questo esempio, mi ha fatto venire in mente un controesempio. A Milano, al carcere, ogni tanto vedo persone che quando vengono rilasciati potrebbero tornare alla loro vita, non sanno dove andare perché non hanno nessuno che se li porta a casa. Quindi questo è in un certo senso il controesempio. Prima adesso di sentire il riassunto di un altro gruppo, fare una veloce domanda ai nostri tre relatori, perché la domanda è rimasta aperta, che dobbiamo sempre considerare che siamo anche registrati, qualcuno magari adesso ci segue in questo momento, ha lasciato aperta la risposta alla essenzialità, se si può dare una risposta generale. Allora, in maniera molto semplice, cosa rispondereste voi tre relatori? Per essere estremamente radicali dal punto di vista spirituale, direi beh, l'essenziale è salvarsi l'anima, nel senso che poi non siamo noi che ce la salviamo, ma accogliere la misericordia di Dio, che è l'unica cosa senza limiti, perché ogni cosa ha un limite. Ma solo Dio e la divina provvidenza, il suo amore è illimitato, no? E quindi l'essenzialità è l'accoglienza di questo infinito che mi rende libero, nonostante magari i miei limiti che mi fanno percepire la pesantezza della vita. Quindi diresti che l'assoluto, l'illimitato, è indispensabile per cogliere positivamente la nostra limitatezza, è l'unico modo per Sì, coglierla, perché secondo te? l'essere umano acquista un senso nella misura in cui è capace di aprirsi alla trascendenza, altrimenti si svuota e si impoverisce. Okay, grazie mille. Stefano? Non potendo volare così alto rispetto a... Provo invece a ritradurlo, parlo per me, in una concretezza di vita, cos'è essenziale per me, potermi guardare intorno e trovare sguardi di fratelli con cui ho camminato. Senza questi veramente sarei povero, non avrei nulla pur magari avendo tutto. E quindi per me l'essenzialità sta nella possibilità di riconoscermi nei legami che vivo quotidianamente. Bene, bene, grazie. Renzo? Ma credo che forse le due risposte presentino una connessione evidente, insomma. Ecco, perché la nostra apertura nei confronti di Dio è chiaro che passa attraverso la nostra coscienza, la nostra presa di coscienza, però anche le relazioni che noi abbiamo con gli altri, riconoscere che ecco, nel mondo non sono da solo, le altre persone, anche se apparentemente mi sembrano a volte lontane, o che non siano attente a quello che sto vivendo, di fatto però il fatto di avere dei fratelli, delle sorelle in Burundi o rispettivamente qui in casa è una grande cosa e l'essenziale è lì, quindi le due cose le mettere insieme. E del resto, povertà abbiamo visto oggi, sorella povertà, appunto, no? Quindi questa essenzialità che ci apre in questo senso all'altro, che sia l'altro assoluto o l'altro di compagni o addirittura la sintesi tra i due. Allora chiederei adesso Anna. il sintesi di un altro gruppo, Anna. Anna, prego. Tra limiti Ed essenzialità, quali risorse? Diciamo che essendo con Don Marco è un gruppo dove si è sviluppato un momento di spiritualità, di comunanza in questa spiritualità. Don Marco ci ha subito dato degli spunti dicendo siamo tutti accomunati dalla finitudine, cioè dal fatto che siamo persone finite, che la nostra vita finisce. E cosa serve all'uomo guadagnare il mondo se poi perde la propria anima? Tema dell'essenzialità, del limite che purtroppo nella nostra società non è riconosciuto perché
qualche giorno fa sentivamo in Italia, no, quell'episodio dei ragazzini che per postare su TikTok, che andavano veloci in macchina, poi sono arrivati a così a far perdere la vita di un bambino. Quindi la nostra società non conosce il limite, e allora dove lo dobbiamo trovare questo limite? Fino a che punto è lecito alzare l'asticella? E da lì, sempre Don Marco ci diceva, dobbiamo stare attenti, spogliarci da ricerca di successo, di fama, di ricchezze, perché non sono queste le cose che danno la felicità, no? Quindi il piccolo principe diceva, l'essenziale è invisibile agli occhi. Abbiamo scritto questo, e poi Don Marco ci ha ricordato l'esperienza del cammino, che è quella in cui a un certo punto il limite si trova, perché quando è stato fatto la terza tappa del cammino della sua comunità, della sua diocesi, dovevano viaggiare, camminare per giorni solo con uno zaino. Quindi l'essenziale è quello che ci sta nello zaino, tutto l'altro che ci sembra indispensabile quando siamo a casa in realtà è qualcosa di cui possiamo fare a meno. Dopodiché ci siamo chiesti, ma noi di che cosa possiamo, non possiamo fare a meno? E mi sono ritrovata molto con quello che diceva Poletti: io non posso fare a meno della pace del cuore. Cioè, più si va avanti negli anni e più è importante questa pace nel cuore. Si diceva, gli anni che passano sono Dio che si avvicina, quindi questa nostra spiritualità che aumenta. Diceva Dante che è nato con un limite, essendo ipovedente, ci convive col limite e la politically correct e l'ha sfidato continuamente questo limite, come è giusto sfidarlo, perché noi non sappiamo realmente qual è il nostro limite. Però poi a un certo punto, infatti lui per esempio ha acquisito un'enorme competenza informatica, ma più si va avanti e più si è reso conto che quello che è importante è la relazione, è l'incontro con l'altro. Perché poi a volte noi ci approcciamo all'altro per dire io adesso ti aiuto, mi prendo cura di te. In realtà siamo anche noi che cresciamo in questo incontro. Quindi anche l'umiltà di mettersi in una relazione, in un incontro, consapevoli che è quella la chiave di svolta di tutto, è quello che ci fa crescere. Luca diceva, quello che, di cui non possiamo fare a meno sono le combinazioni, no? Lui è un chimico e dice, gli elementi da soli non contano niente, da un singolo elemento non riusciamo a tirar fuori nulla, solo la combinazione degli elementi serve, e a quel punto quello che ci serve è la fiducia negli altri, no? Quindi la fiducia a contaminarci, a combinarci con gli altri, anche se magari abbiamo avuto delle esperienze negative in precedenza, ma dobbiamo costruire la felicità comune. Ecco, quindi tante idee. Poi ecco, c'era il Signore che diceva che il limite distingue l'uomo da Dio, perché chiaramente il limite è dell'uomo, ed è attraverso l'accettazione del limite che noi cresciamo, che noi possiamo andare avanti, perché se non accettiamo anche a volte con dolore quello che sono i nostri limiti e che li scopriamo solo andando avanti, vivendo, non possiamo capire la vita, no? E qui l'importanza di vedere come magari da giovani sia meno il senso del limite, e poi crescendo, no, invecchiando, il senso del limite arriva, e non solo arriva, si dà ragione alla vita, no? Si capisce che in fondo certe cose che non sono successe non sono successe proprio perché non facevano parte di noi. E Don Marco ci diceva,
le risorse siamo noi, cioè ognuno di noi col suo talento. Quindi vuol dire che la vita aveva bisogno di noi solo per quella cosa e non per un'altra. In una melodia dovevamo suonare giusto quella nota e poi non andare avanti, però se non l'avessimo suonata noi non sarebbe stata la musica che doveva essere. Dopodiché ci siamo lasciati un po' con questo compito di riflettere ancora a casa cosa mettere nello zaino, quindi che cosa realmente è importante per noi, e anche questo ulteriore stimolo da parte di Don Marco: qual è la mia paura e qual è la mia risorsa. E credo che nel momento in cui l'abbiamo scoperta la nostra risorsa, lavorare per testimoniarla, per farla venire fuori, no? Perché in fondo per chi ha fede quello che è importante è testimoniare con la propria vita quello in cui si crede. Ecco, poi non so se mi sono dimenticata, sicuramente. Dico io magari una cosa al volo, Daria ci aveva resi attenti sul limite temporale del pianeta Terra, quindi la necessità anche di dialogare con i paesi del sud del mondo per trovare l'equilibrio giusto per le risorse non solo umane ma i beni universali. Un applauso quindi anche al gruppo 2, ed è davvero una realtà che i gruppi avevano soltanto 45 minuti. Da questi riassunti uno pensa che per giorni e giorni ci siamo messi qui ad approfondire. Allora, al di là dei molti aspetti belli che ho sentito veramente in questo riassunto, torno sui primi proprio. La società non accetta limiti, hai detto, no, Anna? E poi che il limite va anche ricercato, no? Di solito il limite è qualcosa che cerchiamo di rimuovere, ancora di più se la società praticamente ce lo richiede. Quindi un veloce giro di nuovo con la nostra tavola rotonda. Quali sono per voi gli indicatori? Dove vedete massimamente nella nostra società che non accetta più limiti? E veramente siamo su una tendenza con sempre meno limiti, o questa ricerca del limite è comunque qualcosa che possiamo riscontrare oggi? Un po' una vostra breve riflessione su queste due frasi di Anna. La società non accetta più limiti, ma dobbiamo comunque ricercarli in qualche modo. Direi appunto compiere delle esperienze di vita povera, di vita essenziale, di deserto, di spogliamento, eccetera, ci aiuta a comprendere da un lato il nostro limite, la necessità, sapere che non siamo gli unici al mondo e che abbiamo bisogno dell'acqua per vivere, come del cibo, come delle altre persone, di tutto il resto. E dall'altro però ci si rende conto di come davvero sia esasperante questa ricerca del non porre limite sotto tutti i piani, prima di tutto dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista della ricerca. Pensiamo all'intelligenza artificiale: è giusto porre un limite oppure no a certi tipi di tendenze? E allora evidentemente se ragioniamo così tra di noi, alcune esperienze concrete di povertà che possiamo compiere ci aiutano, per usare un termine così cristiano, al giusto discernimento per acquisire il senso del limite, porre magari un freno laddove si sta precipitando verso il baratro e invece spingere laddove c'è bisogno di andare oltre. Beh, la domanda veramente complicata, quindi parto solo da, come dire, un'esperienza personale. Come intendo il limite? Secondo me è un termine troppo bistrattato, nel senso che andrebbe riabitato il termine del limite. Il limite vuol dire uscire dalle proprie certezze. Se intendiamo per limite tutte le possibilità che ho, evidentemente ne avrò solo alcune, non altre.
per cui a un certo punto dovrò definire fin dove posso fare, cosa posso fare, e su questo dobbiamo intenderci. E su questo il pensiero positivista non ci aiuta, perché ci ha detto che realizzeremo tutto quello che possiamo, che non è così. D'altro canto, il termine del limite, inteso come spazio da abitare oltre il confine delle mie possibilità, vuol dire entrare in una terra nuova, in una terra di mezzo, in cui bisogna approcciarla, rubo un'immagine teologica, come Mosè davanti al roveto ardente, cioè entra in una terra sacra, e questa terra sacra, per entrarci, devi toglierti i calzari. E allora uscire dalla propria comfort zone, in questa direzione il limite, cioè quel luogo che io posso abitare che mi spinge oltre, ecco, in questa direzione qua trovo che abbia una valenza positiva. Se invece il limite è inteso come tutto quello che posso fare e voglio fare, evidentemente questo non corrisponde al dato che siamo esseri finiti e quindi definiti. Certo. Enzo? Allora, il limite, ogni persona crescendo è convinta di avere certi limiti, però si tratta di essere coscienti, di imparare che questi limiti sono solo provvisori. Ecco, quando un ragazzo va in scuola elementare ritiene che lui, ecco, alla scuola media sarà incapace di imparare il tedesco, l'inglese o un'altra lingua, e poi di fatto quando arriva lì scopre che, ma tutto sommato, al di là di ogni mia previsione, ce la faccio, no? Allora, la conoscenza dei propri limiti è sempre provvisoria, vale la pena di accettarli così come sono. Adesso sento che il mio limite è questo, domani può darsi che io viva un'altra situazione e magari le cose cambiano. L'essenziale in ogni caso è l'apertura. L'apertura agli altri, l'apertura a Dio e in particolare l'apertura alla parola di Dio, perché Dio giorno per giorno lo possiamo ascoltare e ci rivolge una parola che tante volte ci sorprende e diventa un imprevisto, come la Bibbia ci mostra in parecchi casi. Grazie mille. Allora, proprio certamente, Don Rolando. Magari no, vieni qua col microfono. In fondo il limite richiama la risorsa, e è una risorsa. Ripenso alla dimostrazione dell'esistenza di Dio di Cartesio nella sua quinta dimostrazione, occhio dei filosofi. Il fatto di riconoscere il limite ci permette di aprirci a Dio. Assolutamente, anch'io una cosa per integrare proprio quest'ultimo aspetto, perché parlando stamattina di Fromm, una dimensione del modo esistenziale dell'avere è la sicurezza, no? Nell'avere cerchiamo di avere la sicurezza al 100%, e anche questa è forse una dimensione che oggi crea invece molta insicurezza, no? Questa ricerca della sicurezza crea tanta insicurezza, perché questa sicurezza riconnessa alla dimensione dell'avere è una dimensione irrealizzabile. Quindi anche vivere i propri limiti, come dici tu, Stefano, quindi anche vivere la nostra situazione esistenziale, che non può essere costruita come una casa completamente sicura, ma vivere il limite, quindi anche vivere questa nostra situazione esistenziale, dove sì, il punto di riferimento deve essere uno diverso, una tipologia tra virgolette di sicurezza diversa, e qui torniamo alla dimensione appunto di Don Marco. È l'incertezza come risorsa e non come limite, no? Il fatto che non sai quello che avrai, eccetera, ti apre una dimensione più bella e più ampia del vivere, no? Esatto, esatto. Prima adesso di arrivare all'ultimo gruppo, e quindi siamo anche perfettamente nei tempi, una dimensione ancora, perché mi sta praticamente al cuore. All'inizio è stato menzionato l'intelligenza artificiale, e quindi che cosa c'entra questo con limite, no? Il poter moltiplicare esperienze.
Tipo invece di poter avere 10 amici, adesso ne posso avere 500, 1000, 3000, cioè 5000, che non sono poi amici nello stesso senso della parola. Però qui con questo esempio si vede, no, che potenzialità hanno questi media e che cosa significa questo per la nostra relazione al limite. Prima potevo trovarmi in un luogo solo, adesso volendo mi posso trovare eventualmente, evidentemente non col mio corpo, ma posso essere presente in molti luoghi, no? Prima potevo fare una cosa, adesso posso fare 10 cose che prima non potevo fare allo stesso momento. Questo ovviamente crea la illusione, no, di poter veramente rimuovere i limiti. Ovviamente questo non è un rimuovere i limiti, però secondo me modifica la nostra relazione al limite, e quindi qui ritornare all'abitare, che quindi allude alla nostra concretezza corporea, no? Alla corporeità dei nostri limiti. Credo che questo sia un'altra dimensione importante che adesso in questo giro è emerso. Con questo chiamerei il terzo gruppo o la persona che ci riassume. Corinne, prego. Sì. Limiti e risorse, come valorizzare la persona? Ecco, allora proprio abbiamo messo... Stefano ha messo le quattro parole come altrettanti paletti per strutturare un po' i nostri interventi, e adesso andrei un po' velocemente su limite o risorsa, perché ne abbiamo appena parlato adesso nel dibattito precedente, sottolineando forse questa bella etimologia della parola risorsa, dove c'è dentro la parola sorgente, quindi qualcosa che sorge, che esce. E Stefano, penso attingendo anche alla sua attività professionale, diceva, poneva appunto queste quattro parole un po' alla base di ogni suo incontro con le persone che segue. Appunto, poi c'è la valorizzazione e al centro di questo c'è la persona, e però tutte queste cose non fanno senso, non hanno senso se alla base non c'è un incontro. Quindi abbiamo sottolineato l'importanza di un cammino condiviso, di un camminare insieme. E da questo incontro ciascuno esce dalle proprie certezze, non è che ciascuno butta addosso all'altro le proprie certezze, ma è un camminare veramente uno incontro all'altro, senza rimanere fermi né sulle proprie postazioni né proprio posizioni né sui propri concetti, e si cammina verso un bene superiore che raccoglie tutti. Questo mi è sembrato molto bello, e alla base di questo cammino c'è comunque una condivisione di questo percorso insieme. Poi diciamo dalla teoria siamo un po' passati alla pratica, no? Cosa vuol dire camminare insieme? Tiziana ha fatto degli esempi portati dal mondo del lavoro, della famiglia, in quello anche dell'impegno sociale, insomma, cosa vuol dire incontrarsi? E piano piano abbiamo capito che non ci si incontra in modo astratto, ma ci si incontra sempre all'interno di un contesto. Poi siamo passati a analizzare un po' quali sono questi contesti. Don Rolando ha citato il sinodo, che è un'occasione più come un contesto per scambiarsi, per camminare insieme sul tema di una chiesa, sul ragionare insieme, su dove andare insieme. Io ho portato all'interno del discorso il tema dell'alleanza. Camminare insieme vuol dire anche creare alleanze tra le persone. Un altro esempio che ha portato Liliana, per esempio, è quello di farsi accompagnare da delle figure professionali come i coach, i life coach o i job coach, che aiutano a fare un pezzo di strada insieme. Poi eccola, poi è sorta, diciamo, un passo ancora oltre la questione: ok, camminiamo insieme, ma camminiamo verso dove? Cosa vogliamo fare insieme?
e qua è uscita ad esempio la questione anche dell'impegno condiviso per l'ambiente, si cammina insieme per, nella consapevolezza per la salvaguardia dell'ambiente. Poi un'altra domanda, noi sono uscite soprattutto domande più che risposte, devo dire. Come si fa a costituire delle alleanze, per esempio? È una questione di età, i giovani forse, diceva Don Rolando, sono forse meno inclini a camminare insieme, sono più abituati a avere dei percorsi individuali. E comunque tutti siamo stati d'accordo che tutti noi abbiamo bisogno di un aiuto, nessuno cammina insieme. Lì ci siamo anche soffermati un attimo sul Vangelo, no? Gesù sin dall'inizio ha detto andate a due o dove due o più si incontrano nel mio nome, cioè quindi anche per lui era sempre chiaro che da soli non si andava da nessuna parte. Poi eravamo nell'ambito delle strategie, cosa fare per aiutare questo, perché abbiamo anche capito che la parrocchia potrebbe essere un luogo di alleanza, non sempre lo è, la scuola lo potrebbe essere, non sempre lo è, la fatica che facciamo forse anche post-Covid a ritrovarci, non sempre siamo felici di dover uscire per incontrarci. Ecco, siamo un po', non abbiamo fatto in tempo forse a trovare delle conclusioni, ma abbiamo buttato un po' tante cose sul fuoco. Allora, una dimensione che è emersa in tutti e tre i riassunti era quella della relazione, che una volta l'immagine era quella chimica, l'altra volta era quella del coach, la terza volta era quella di accompagnarsi, eccetera. Credo che qui emerge senz'altro un'essenzialità che si concretizza, si articola attraverso le domande. Perché con le domande bisogna anche convivere, no? Non soltanto spesso si dice, non sono importanti le risposte, ma poter fare le domande, ma ancora di più che saper fare le domande, credo sia importante poter convivere anche con le domande, quindi portare anche il peso della domanda, e credo che questo peso si può sempre portare solo in una relazione alla fine, quindi lo trovavo molto significativo che nel tuo riassunto, Corinne, sia emerso fortemente sia la dimensione della relazione, sia anche la dimensione comunque della domanda, no? Avete identificato l'essenzialità non in una risposta che oggi spesso ci aspettiamo e che ci dà anche ChatGPT, giusto per tornare ai nostri nuovi media, che dà risposte, quindi se volete una risposta non ci sono problemi oggi con le risposte, una volta forse era più un problema, andate su ChatGPT, trovate una risposta. Non andiamo adesso in questa direzione, ma qui appunto comprendiamo come essenziale spesso non è la risposta ma la domanda. Facciamo quindi un ultimo giro qui tra i nostri relatori, iniziando da Don Marco, perché con questa sua presa di posizione lui ci saluta anche contemporaneamente, esatto. Quindi gli do subito la parola. Dunque, io volevo riprendere il tema dell'abitare che avevi suscitato tu prima, rilanciandolo soprattutto nell'ottica della corporeità, e in questo senso la corporeità come il luogo privilegiato per stabilire una relazione. Sappiamo che la relazione nasce proprio attraverso il dialogo tonico, il fatto che il bambino percepisce l'odore della mamma, gusta il latte della mamma, sente il tatto della mamma, eccetera. E allora l'elemento della corporeità, secondo me, è un elemento chiave per ristabilire delle relazioni veramente umane, non delle relazioni che sono mediate da uno schermo, ma delle relazioni di contatto. Io posso, lui che è un uomo, lo tratto un pochettino da uomo e gli do la cosiddetta pacca sulle spalle, mentre alle belle signore gli faccio una carezza, le guardo negli occhi e gli faccio un sorriso. E questo ci consente di eliminare, no, tutte quelle rigidità, tutti quei limiti di relazioni formali, di relazioni anche diffidenti, di sospetto, ma comunicare davvero, entrare in profondità,
no? Entrare in profondità, poi sappiamo l'espressione massima è quel dialogo d'amore che i coniugi possono vivere nell'amplesso sessuale. Dunque ripartire da questa dimensione della corporeità, l'abitare il nostro corpo per abitare le nostre relazioni, per abitare le case, che non siano degli appartamenti dove ci si nasconde, ma delle case dove si entra, si esce, ci si incontra, si vive insieme, si perde tempo insieme con i nostri amici africani, che hanno questa bellissima risorsa del tempo che noi non abbiamo più, io in primis, che sono di corsa, già devo scappare via. Ecco, quindi lo lancio un po' questo tema, anche come Alessandro, uno dei nostri prossimi temi, quello dell'abitare, a partire dall'abitare un po' così della corporeità. E poi vi dico ancora una parola che a me piace tantissimo, che l'ha lanciata il vescovo di del Piemonte, che stava morendo per il Covid 2 anni fa di adesso mi sfugge il paese, va bene, lui diceva: dovremmo essere complici nel bene, no? La nostra rete, Laudato Si, come una rete di complicità, questa parola, sappiamo che anche le coppie di sposi hanno bisogno di riscoprire una complicità per andare avanti. Allora anche noi vorremmo essere dei complici nel bene, grazie. Grazie mille Don Marco, purtroppo. Un applauso. Grazie mille a Don Marco, che ormai è un nostro ospite relatore fisso sia per la Summer School, per il festival. Ti aspettiamo al festival. Chiudiamo con due ultime prese di posizione di Stefano e di Renzo, perché riconnettiamo un po' a questa impressione di Don Marco di voler in qualche modo trovare una sintesi, no, in questa concretezza dell'abitare. Vorrei riconnetterla però alla parola principale di oggi, povertà. Quindi possiamo dire che dopo questa giornata, oltre ovviamente le povertà materiali che non abbiamo sottovalutato oggi e che non dobbiamo sottovalutare per non fare poi un discorso che alla fine si stacca anche troppo dalla realtà e diventa forse anche cinico nei confronti di singole realtà, però abbiamo scoperto comunque una dimensione di povertà che non lo so, abbiamo connesso a questa dimensione di riscoprire una essenzialità e quindi una delle povertà più urgenti che identifichiamo nella nostra società, e forse una incapacità, una non preparazione, una impossibilità di trovare questa dimensione di essenzialità, forse anche di stare troppo alle periferie di queste risorse umane, alle periferie delle possibilità di anche articolare una vera umanità, o non lo so, adesso cerco un po' di con voi ovviamente di mettere di nuovo insieme quello che adesso è emerso con la parola principale della povertà, e vorrei invitarvi magari di provare non una risposta che Corinne giustamente ci ha detto che non ci sono, però lasciamo anche a chi magari ha seguito con la registrazione questa giornata un po' il tentativo, no, di una riconnessione. Riprendo dalla metafora che portava dell'abitare la casa e abitare le relazioni, perché il tema della povertà come lo possiamo rileggere dentro questo abitare le relazioni? E prendo l'esempio della casa. Abito la casa con altri, se non è anche casa mia, sono ospite. E dentro questo essere ospite sono sempre fuori posto. Non possiamo, credo, immaginare di abitare le relazioni senza un legame di reciprocità, orizzontalità. Noi spesso nelle relazioni con la povertà ci muoviamo da un piedistallo, da verità date, dal fatto che noi abbiamo capito, e nella relazione di cura, che vuol dire stare presso, viviamo queste certezze per cui gli altri dovrebbero essere qualcosa che immaginiamo. Allora, prima provavo a dire vivere, abitare il limite, uscire dalle nostre certezze in una relazione, abitando questa relazione con chi vive la marginalità, con chi vive la precarietà, con chi oggi fa fatica, chi è solo, chi vive una dimensione di certo bisogno, perché poi c'è il tema dell'emarginazione legata
ai bisogni primari, ma questa è un'ingiustizia a tutti i livelli che va colmata. Ma abbiamo visto oggi che la dimensione della povertà si esprime in una molteplicità di forme che spesso sono connesse una con l'altra. E allora mi piace sottolineare questo: stare presso, stare all'interno di questo incontro. Chiuderei così dicendo che in qualche modo quel piccolo lemma ribalta il concetto di contro, ma questo contro esiste, cioè l'altro è un inciampo per me, non posso far finta che non ci sia, è una presenza, ha una sua dimensione, ha una sua fisicità, ha un suo pensiero, una sua personalità, non posso ricomprenderlo in quell'in. E quindi in questa dimensione di incontro, che vuol dire stare presso dentro una apertura che in qualche modo sancisce il tema della dignità, è tornato spessissimo nel gruppo, rimette a tema però il tema della libertà. Io non posso in una relazione abitata nel modo, diciamo, sano, corretto, proficuo, virtuoso, ricco, pensare che l'altro non sia più capace, non abbia più questa possibilità di esprimere la sua libertà, e questa libertà anche di fare delle cose che sono incomprensibili, che mi sono lontane, che non comprendo, che faccio fatica a rimettere dentro una logicità della mia vita e allora dei miei schemi, delle cose che penso siano corrette. Ecco, allora in questo credo che ci sia da fare un passo per tutti, perché quel territorio del limite difficilmente ci viene insegnato, e una delle cose che si diceva nel gruppo, che magari recupero, è che è una domanda: come facciamo a educarci a vivere quella relazione di, come dire, che sta dentro le cose, sta presso le persone, accoglie, ma si lascia accogliere in una libertà e nel rispetto della libertà reciproca. Bene, grazie mille. Renzo. L'essenzialità, abbiamo sentito un momento fa, vuol dire abitare le relazioni. E su questo punto, ascoltando l'intervento di prima, è così affiorata dentro di me un'esperienza personale, la quale posso accennare in due minuti. Anni fa, io ho deciso di imparare a leggere l'arabo, a studiare l'arabo. E per cui andavo a Lugano, dove c'era un docente, un certo Mohammed, che ci ha insegnato a leggere, a scrivere, ci ho dettato una cosa e l'altra. E a un dato punto ci dà una sera un testo da leggere e gli diciamo: tu, ma Mohammed, cos'è questo testo? Ah, ve lo dico dopo, cominciate a leggerlo. Vabbè, cerchiamo di decifrare questo testo. E poi alla fine ci dice: non ve l'ho detto prima perché i maschi che sono qui non sono circoncisi, quindi per sé non potreste leggere questo testo perché è una pagina del Corano, è una sura del Corano. Però ecco, ritengo che per imparare l'arabo questo sia un lavoro importante. Ebbene, dopo quel giorno, a un dato punto, così conversando sempre di settimana in settimana con Mohammed, gli dico: tu, ma Mohammed, allora guarda, puoi venire in scuola al liceo di Locarno e così fai 2 ore per dire qualcosa sull'arabo agli studenti che io ho e ai quali insegno latino, greco, storia delle religioni. Ah sì, va bene, vengo. Allora tu vieni a Gerrapiano, dove stiamo noi, beviamo insieme il caffè e poi andiamo a scuola. E siamo lì a bere il caffè, poi vede di fuori delle canne di bambù e mi dice: tu, Renzo, se io taglio così qualche canna di bambù, cioè, tagliala via. E vabbè, taglia alcune canne di bambù e poi a scuola parla la prima ora, dà delle informazioni così teoriche sull'arabo. E poi invita ciascuno e ciascuna delle docenti a venire al tavolo e gli dice: tu come ti chiami? Ecco, mi chiamo Elizabeth. Ebbene, il tuo nome vuoi che lo scriva con che colori? Il giallo, rosso, verde?
Il giallo e il rosso, ah bene, allora prendo due canne di bambù, le taglio in obliquo e poi una le intingo sul giallo, l'altra le intingo sul rosso e poi scrivo il tuo nome in arabo, così insomma. E via di questo passo. Ecco, queste sono state le 2 ore di questo Muhammad al liceo di Locarno e questo per me è stata un'esperienza che poi mi ha portato a lavorare sull'arabo e sul Corano. E questo mi ha poi permesso in Burundi di incontrare dei musulmani, di accettarli nelle loro differenze. Alcuni erano delle persone chiuse perché non ci è chiesto di parlare del Corano qui a Bujumbura, e altri mi dicevano: ah, non è mica chiesto, non è mica bisogno di chiedere a noi di queste cose. Quindi dei musulmani aperti e dei musulmani chiusi, e così abbiamo potuto lavorare per fare in modo che le differenze interreligiose in Burundi non diventino un pretesto supplementare, oltre all'etnia Hutu o Tutsi, per farsi fuori. Ecco, per dire come l'importanza di un incontro può portare ad aprire degli spazi che mai più mi sarei sognato. Ecco, per questo credo che l'essenzialità dell'abitare le relazioni può essere una cosa grandiosa, può aiutarci molto e aiutare gli altri. Grazie mille per questa testimonianza, Renzo Petraglio. Allora, tantissime dimensioni: povertà, essenzialità, limiti, relazione, abitare la propria realtà, le relazioni all'interno dei propri limiti, accettarli anche, andare incontro a poi chi è bisognoso, e accettando i miei limiti accetto anche la mia povertà, rendendola una risorsa per tutti, quindi realizzando così quella solidarietà di cui ci augureremmo che fosse realizzata spesso, ovviamente, di più, ma proprio per questo dobbiamo lavorarci, incamminarci, come abbiamo sentito oggi, e quindi ripeto soltanto come ultima frase un suggerimento emerso da questa tavola rotonda: chiediamoci un po' che cosa mettiamo dentro a questo zaino, a cosa non possiamo rinunciare, che cosa è essenziale per noi e perché. Quindi grazie mille ancora ai nostri relatori, soprattutto grazie a chiunque abbia partecipato oggi a questa Summer School, ormai la terza Summer School, ma la terza Summer School, che ovviamente, e questo è il mio ultimo annuncio, poi ridò la parola a Alessandro Simoneschi, che vedo già con alcune idee, regali per i nostri relatori, che spiana la strada al Festival della Dottrina Sociale della Chiesa quest'anno, 1° e 2 dicembre. Segnalatevelo subito nella vostra agenda. Riprendiamo il tema della povertà, daremo sicuramente anche un forte taglio di problematiche economiche, finanziarie, ma comunque anche in senso generale, interculturale, interdisciplinare. Cerchiamo di mettere dentro anche lì tantissimi aspetti e far parlare soprattutto tante persone da tanti contesti di vita, così come siamo abituati appunto nei nostri festival. Grazie ancora da parte mia, Alessandro, a te la parola.